Oriana Fallaci torna a far parlare di sé la grande giornalista e scrittrice italiana morta nel 2006 e ancora una volta al centro dell'attenzione. Dubbi sulla veridicità del testamento depositato a New York dove la Fallaci viveva e che vede come unico erede il nipote Edoardo Perazzi, figlio di Paola, sorella di Oriana. A distanza di anni Paola Fallaci presenta un'esposta in procura con tanto di perizia calligrafica sulla firma di Oriana Fallaci. L'avvocato Brizzi che difende la sorella Paola rivela che il grafologo non avrebbe dubbi sulla falsità della firma. Le indagini sono ancora in corso e si attendono gli sviluppi sulla vicenda. Meno di un anno fa Paola Fallaci in un'intervista per speciale TG1 aveva parlato di una bozza di testamento non autenticata che il figlio Antonio, quello che non ha ricevuto eredità, fratello di Edoardo, quest'ultimo erede universale, avrebbe trovato nella casa newyorchese. Nella bozza la casa veniva lasciata da entrambi i fratelli e il documento portava la data di luglio 2006, solo due mesi prima della scomparsa di Oriana Fallaci.